Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Il TAR ha emesso questo pomeriggio la sentenza definitiva. Annullate le operazioni elettorali del 2015, a Voghera si tornerà alle urne per un nuovo ballottaggio tra il candidato di centrosinistra e Carlo Barbieri. Pierezzo Ghezzi, buonasera. Ce lo può confermare? È proprio così? Buonasera a voi. Sì, ve lo confermo. Il TAR oggi intorno alle 12.30 ha emesso la sua sentenza definitiva, che sancì, respinge tutte le istanze rappresentate dai legali del dottor Barbieri, le ritiene o tardive o inammissibili, dichiara illegittima carica del sindaco Barbieri, quindi non è più legittimato a governare la città, dichiara altresì che il candidato a confrontarsi con lui al secondo turno sono io, e cosa molto importante, ordina l'immediata esecuzione della sentenza. Quindi non essendo più il sindaco in grado di sottoscrivere gli atti dell'amministrazione, noi crediamo che ad ore arrivi il commissario prefettizio. Quali saranno le conseguenze per la nostra città? Qualcuno parla di conseguenze negative. Ma queste sono, come al solito, come dire, un po' di frottole che racconta il centrodestra. Voglio riassumere le vicende di quest'anno. Non abbiamo voluto noi andare alle rielezioni, alle rivotazioni. Noi volevamo da subito, e ci siamo mossi il giorno dopo, due giorni dopo, davanti al seggio centrale di controllo, per far sì che il riconteggio, che era evidente che doveva essere eseguito, fosse eseguito. Ci siamo trovati soli perché i rappresentanti del dottor Barbieri si sono opposti, non hanno fatto nulla per aiutarci. E il TAR ha convocato le parti il 27 di settembre, se non ricordo male, intorno all'ultima settimana di settembre, e anche in quella frangente il dottor Barbieri ha fatto di tutto per considerare la sua elezione legittima e ha istruito una strategia di difesa legale, non tanto, come dichiara, legata alla costruzione, alla ricostruzione della verità e quindi ad accertare quelle che erano le volontà dell'elettorato. Ha fatto la zecca garbugli e ha utilizzato tutti gli aspetti legali, assolutamente leciti, per la verità, ma legali, sicuramente non politici, per ritardare la sentenza. Da ultimo, il 17, quindi ieri, ha tirato fuori dal cilindro il fatto che noi avremmo dovuto notificare anche ai consiglieri comunali che erano stati eletti dopo la formazione della giunta il ricorso. È stata una posizione assolutamente strumentale contro gli interessi della città, che il TAR ha vanificato nella sentenza di oggi. Noi vogliamo che si vada velocissimamente alle urne e ci adopereremo sia a Voghera sia a livello nazionale con il Partito Democratico perché questo succeda. Il commissario deve rimanere il minor tempo possibile. Il fatto che il commissario non faccia nulla, ripeto, è assolutamente una frottola. Il commissario ha tutti i poteri per poter, come dire, decidere e muoversi in favore della città. Devo dire che se registro e mi metto ad analizzare gli atti che ha fatto questa giunta in un anno, dobbiamo, come dire, prendere una pila gigantesca e cercare di capire che cosa ha fatto, perché non ha fatto niente. L'unica cosa che ha fatto è aumentare le tasse. Cosa succederà invece ad ASM Voghera? All'ASM è convocata l'assemblea per il 2 di marzo.
e sicuramente, almeno, e dovrebbe esserci un fatto clamoroso perché non succeda, il commissario arriverà e deciderà di conseguenza. Non so quale decisione assumerà, è probabile che, essendo un atto straordinario, congeli la situazione fino a dopo le elezioni. Di fatto ricordo che il Consiglio di amministrazione sarebbe rimasto in carica fino all'approvazione del bilancio del 2015 e quindi fino a giugno, quando l'Assemblea avrebbe dovuto sottoscrivere questo atto, approvare questo atto. Ecco, tornando invece alla sentenza del TAR, il sindaco Carlo Barbieri adesso cosa può fare? Dovrà semplicemente limitarsi a prendere atto di quanto deciso dal TAR oppure no? Ma se il sindaco Barbieri fa quello che dichiara, si arrende all'evidenza, si arrende alla verità, si arrende alla giustizia e ne prende atto. Se invece si muove come si ha sempre fatto, e quindi con una divaricazione molto forte tra le dichiarazioni e i comportamenti, può, ed è legittimo che lo faccia, ricorrere al Consiglio di Stato e quindi rimettere di nuovo la causa in corso. Ecco, il TAR ha reso pubbliche la sentenza con le relative motivazioni. I cittadini, qualora volessero, dove possono recuperarla? La trova, sono sentenze pubbliche, la trova sul sito del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano oppure, se non ricordo male, sul sito di Giustizia Amministrativa. Alla voce provvedimenti, Comune di Voghera la trova. Ecco, l'abbiamo detto, si torna alle urne. Sulle schede gli elettori troveranno esclusivamente il suo nome, quello di Barbieri, è corretto? Esatto. Sarà un confronto tra persone. Non un confronto tra schieramenti, ma un confronto tra persone. Non solo un confronto tra schieramenti, ma un confronto tra persone. Tra me e il dottor Barbieri. Secondo lei, in percentuale, quante probabilità ci sono che Voghera rimanga commissariata fino alla primavera del 2017? Nessuna, assolutamente nessuna. Non ci sono, questa è una invenzione. Non so chi l'abbia, se qualcuno l'ha dichiarato, ma è un'invenzione. Sappiamo che i legali di Aurelio Toriani avevano chiesto di unificare il loro ricorso con il suo. Sembra di capire però che il ricorso di Toriani sia stato dichiarato inammissibile, oppure sbaglio? Sì, il discorso... No, Toriani ha fatto la sua parte, devo dire. Ha fatto bene il suo mestiere e quindi ha difeso la sua posizione. Toriani avrebbe rimesso in discussione, ha chiesto di rimettere in discussione il secondo turno di ballottaggio. Ma non avendo il TAR dichiarato che il ballottaggio, il confronto del ballottaggio spetta tra me e il dottor Barbieri, viene meno il suo ricorso, nel senso che viene meno l'interesse, insomma. È plausibile pensare che da domani in poi prenderà il via ufficialmente una nuova campagna elettorale del PD e non solo? Io direi che ci sarà una campagna per la città, che non è mai venuta meno. Ricordo e voglio sottolineare questo fatto, si era detto che la mia era una arrivo a Voghera e che dopo le elezioni sarei scomparso. È stato il contrario, sono arrivato a Voghera, ho preso la residenza a Voghera, vivo di fatto a Voghera, sono qualche giorno fuori perché lavoro ancora come consulente. Abbiamo fondato un'associazione, Voghera è, che vive e vegeta e sta bene, quindi noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre detto, quindi a lavorare per il programma della città e nei prossimi mesi continueremo così come abbiamo fatto da giugno ad oggi. Non ci siamo mai fermati, siamo sempre stati presenti, molto presenti in città. È molto curioso capire che posizione prenderà Aurelio Toriani nelle prossime settimane. Quante probabilità ci sono che uno storico tesserato di Forza Italia come Aurelio Toriani dia indicazioni ai propri elettori di votare il centro-sinistra? E quante a questo punto che gli elettori lo ascoltino? Guardi, non lo so, non so cosa deciderà il dottor Toriani, non è la prima volta che mi fanno questa domanda. Il dottor Toriani resta un rappresentante del centrodestra, l'ha sempre dichiarato e lo dichiara. Ci siamo trovati in consiglio comunale, vista la carenza e la debolezza della giunta di centrodestra, ad sottoscrivere alcune interpellanze insieme. Non ho in questo momento una valutazione su quali saranno le indicazioni che darà il dottor Toriani. Quello che io mi auguro è che il dottor Toriani dica ai suoi elettori di andare a votare, questo sì, e quindi di non disertare le urne, perché la città ha bisogno del maggior consenso per poter essere amministrata. Quindi questo è l'augurio che io faccio, mi auguro che prenda questa posizione.
Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.